You ain't my first love. I'm not lost without you. Stop trying to act tough, 'cause the sun still shines for me too. Don't you think you're the only one? I'm not afraid of being alone. Don't you? Yeah.
si sa che quando si arriva a questo punto del torneo sono tutti cercano di andare il più avanti possibile e calcio non siamo signorine, ci sta anche questo, l'importante è darsi la mano a fine partita come se nulla fosse successo. Noi siamo un gruppo stupendo e voglio dire siamo entrati in campo in 18 persone, tutte valide ed è la nostra forza e soprattutto non avere grandi singoli ma avere un collettivo veramente invidiabile. Abbiamo fatto una grande partita, come ha detto lei giustamente il primo tempo, diciamo, abbiamo seminato e raccolto, poi nel secondo tempo abbiamo provato anche pure con dei cambi a gestire un po' il risultato. È chiaro che sono partite sempre molto tirate, molto tese, arrivate a questo punto del torneo è importante, quello che conta è il risultato, per cui siamo molto contenti, siamo molto felici di aver dato una grossa soddisfazione a tutto l'ordine di Salerno, al presidente Tarateta che domani sarà qui e quindi verrà ad assisterci in questa semifinale. Non sappiamo ancora il risultato dell'altra semifinale, dell'altro quarto incrociato, incontreremo Bari o Napoli, quindi sicuramente una partita molto molto difficile, però noi siamo qui e ce la vogliamo giocare. E speriamo di fare bene, noi siamo soddisfatti, siamo contenti, ma non siamo ancora con la pancia piena, abbiamo ancora voglia di andare avanti e di raggiungere un sogno. Ecco. Abbiamo vinto l'ultima volta nel 2010, è passato un po' di tempo, speriamo di rinnovare quelle grandi emozioni. Sì, diciamo che siamo partiti bene, secondo me abbiamo avuto pure la prima occasione della partita con il nostro centravanti Mario Iannone. Poi in realtà abbiamo preso questo gol sul calcio d'angolo e abbiamo un po' perso la testa e siamo usciti dalla partita. E loro meritatamente hanno fatto queste due marcature. È ricominciato il secondo tempo, siamo partiti non benissimo, però poi con l'andare dei minuti sicuramente ci abbiamo messo un po' di cuore, abbiamo provato a fare gol per riaprire la partita, ma purtroppo il gol non è arrivato e quindi purtroppo commentiamo questa sconfitta. Siamo un gruppo prima che una squadra di calcio, ci piace stare sicuramente insieme, lo dimostriamo spesso, poi per carità nel calcio si vince e si perde, lo sappiamo. L'anno scorso li abbiamo battuti noi, quest'anno ci battono loro e va bene così, ci rivedremo poi nei prossimi anni. Ora testa a Bari e cerchiamo di portare a casa il piazzamento migliore.